Buona serata, appuntamento con Telesondrio News e l'aperitivo di in questo venerdì sera. Come vedete, la primavera è arrivata anche in centro città a Sondrio e sappiamo anche che arriva questo weekend, quindi domani sera si cambia l'ora, diventa dall'ora solare all'ora legale e poi a Pasqua è dietro l'angolo, quindi andiamo a chiedere se si ricordano di cambiare l'orario, anche se ormai gli smartphone lo fanno da soli, ma andiamo a ricordare alla gente che si cambia orario e a chiedere a Pasqua, voi, Natale con i tuoi, ma a Pasqua dove si va? Parla poco italiano. Ma anch'io parlo male italiano, però cioè, sai cosa succede sabato e domenica? Proprio no. No? Che dovrebbe diventare zona gialla, no? No, non diventiamo gialli, no, era un'altra cosa più leggera, più tranquilla, meno impegnativa, cambiamo l'orario. Ah beh, quello sì. Ma vedi che te lo ricordavi allora? Sì, domani sera già cambiano l'orario. Quindi allora tu spiegherai a me, mettiamo l'ora avanti o indietro? Va avanti. E quindi diventa l'ora? Più veloce. Alla mattina, più veloce. Alla mattina arriva molto presto e la sera è molto bello perché è lunga, si finisce di mangiare. No, calma, la mattina arriva dopo, se metto l'ora avanti la mattina arriva dopo la luce. Sì, quello sì, però se uno che va a lavorare, se prima andava alle 7 adesso andrebbe come alle 6 i primi giorni dopo. Sì, poi si abitua. Ma diventa ora solare o ora legale? Ora legale. Allora, sei tutte. Per il sole va bene così. Per il sole va bene così. Io che sono pensionato 24 anni, che cazzo me ne frega. Ah, tu sei pensionato? Da 24 anni. Non si direbbe, Ho, ho 56 anni. E sei pensionato da 24? 76 anni io. Hai 76 anni? 76. Caspita, li porti benissimo. Ma la barba è grigia. La barba è grigia? Vabbè, però anche i capelli, anche i miei sono grigi. No, molti di meno, vedete. Di anni, dico. No, dei capelli, quelli li tengo. 14 maggio faccio i 76. Vabbè, complimenti allora. Speriamo. Ma visto che tu hai toccato la storia del diventiamo gialli arancioni, a Pasqua che facciamo? A Pasqua stiamo un po' in casa. Poi sì, ho capito, ma Natale con i tuoi, Pasqua? Esatto, con i buoi. Con i buoi? Va bene, se li Pasqua, troviamo. Se li troviamo. Se li troviamo i buoi. Perché non c'è in giro nessuno. Ormai non c'è più in giro nessuno. Poi nei paesi, come io abito a Piatera, lì a Busteggia. Sì. Se vai a fare una passeggiata e che muori, ti trovano il giorno dopo. Tu dici? Perché non passa nessuno. Quindi siete messi proprio così, non gira nessuno? Non c'è neanche, non c'è, tra Busteggia e Faedo, non c'è neanche un bar. C'è un bar ma è chiuso. Dove sì, è chiuso, quindi. Dove ci sono le... Quindi non c'è giro proprio... Gli infermieri, le scuole di infermieri. Sì, le scuole di infermieri. Però sono chiuse. Schiudo tutto proprio. Tutto chiuso. Tu dici che se ti capita qualcosa hai voglia. Se prendi un infartino lì sei secco e ti trova più. Giorno dopo. Grazie allora, buona giornata. Niente, tranquillo. Ciao, grazie. Allora si sieda pure, stia. Oh, rilassata, non è che così almeno. Così almeno più tranquilla, più sì. Rilassata. Io sono in giro a fare domande non impegnative, quindi si rilassi pure tranquilla. Perché la mia domanda è: questo weekend che cosa succede? Cioè, lei lo sa? Io no, che cosa succede in questo weekend non ne ho idea. Ma niente di eclatante, cioè una cosa che succede un paio di volte all'anno. Ah, l'ora legale. Sì, è legale l'ora? Quindi lei mi sa dire che è legale. Non lo so, guardi, io ho ricevuto un messaggio stamattina dalla mia ditta che diceva che appunto fra sabato e domenica ci sarebbe stato il cambio dell'ora. Quindi una ditta attenta. Credo di sì, però non lavoro in Italia, lavoro in Svizzera. Lo dice come se fosse dispregiativo. No, lavorare in Svizzera è un bel lavoro, via. Cioè, quindi in Svizzera cambiano l'ora in Svizzera? Sì, cambiano l'ora. Come noi? Credevo, cioè, se la cambiano gli svizzeri che sono nostri vicini di casa, sì. Mi sembrava, visto che metà Valtellina va a lavorare in Svizzera come frontaliere. Come frontaliere. Cioè, sì, se qua, per forza, cioè, si creano un po' di problemi anche se la Svizzera non fa parte dell'Europa. Non so, saranno loro che decideranno. Però qui in Italia c'è molta gente che ancora si chiede se arriverà l'ora legale o meno. Perché stamattina quando io ho ricevuto questo messaggio parlavo con dei conoscenti e dicevo allora parte l'ora legale. E uno dice, ma in Italia nessuno ne ha ancora parlato. No, diventa legale. Sabato okay. Notte, portiamo avanti o indietro, visto che lei la sa? È avanti. Di un'ora? Di un'ora, certo. Quindi le 2 diventa le 3? Le 2 diventa le 3. Quindi lei mi è informatissima.
Non è che ho proprio 20 anni, è una vita che c'è l'ora legale. Sono 30 anni che l'ultimo weekend di marzo. L'Europa cambia. Voleva toglierla questa cosa? Sì, ne ho sentito parlare. Però, infatti, stamattina io ho ricevuto questo messaggio, ho detto, però con questa storia del Covid, visto che poi la sera si prolungano le ore di luce e parlano di chiudere queste cose qua, dico magari lo ritardano per evitare che poi la gente la sera sia invogliata ad uscire. Sì, perché si allungano le giornate, quindi uno dice ma anche in giro. Quindi che bello poter stare al bar fino alle 9 con davanti il tuo spritz o comunque in giro. Cosa che invece se diventa molto giorno presto la mattina sono pochi quelli disposti ad alzarsi alle 5 per vedere l'alba. Infatti. Ma molti quelli che invece prolungherebbero volentieri la sera, ecco. Quindi col Covid mi chiedevo se anche l'Italia l'avesse fatto, però... Sì, l'Italia passa all'ora legale. Visto che la Svizzera aveva questa cosa, ho detto probabilmente la cambia anche l'Italia. Ha un datore di lavoro molto attento, questo mi fa piacere. Cioè, sì. È più attento di noi italiani, volendo vedere. Perché molti non sanno che cambiamo l'ora. Beh sì, perché dopo parliamo di una piccola zona, il Ticino, che ha il suo canale di informazione, sono 300.000 persone, cioè l'Italia è anche un grande paese. Allora, diciamolo. 21 regioni o 22, non mi ricordo. Quante sono? Quante sono le regioni? 20 o 21? Vabbè dai, è uguale. E quindi è colpa anche dei media, è colpa nostra alla fine, che non informiamo abbastanza. La questione dei media è che ci sono, cioè il mondo è fatto di idee molto diverse. Lei è un media che sicuramente segue un certo tipo di cultura, che magari non è quello che seguo io. Questo è vero, questo può essere, però tendenzialmente il cambio d'orario interessa a tutti quanti. Però con questa storia del negazionismo, i terrapiattisti e anche quelli che non vogliono l'ora legale. Ci stiamo un po' allargando. Terrapiattisti con l'ora legale. Negli anni si è sentita anche molta gente che dell'ora legale non la voleva, perché qua, perché là, perché su. No, perché tendenzialmente giù. Produce, è statisticamente provato, un risparmio di energia elettrica. Sembra di sì, mi auguro. Io ci ho sempre creduto ed è per quello che anche l'ho sempre sostenuta, in qualche modo. Poi noi che siamo italiani amiamo andare in giro quando ci allunga le giornate e ci divertiamo di più. Certo, è bello. A Pasqua che fa? A Pasqua sarò rinchiusa, come tutti, nel lockdown. Quindi anche lei Natale con i tuoi, ma Pasqua non con chi vuoi. Non con chi voglio, no. Cioè, in questa situazione... A casa. Giustamente ci si comporta da persone responsabili, perché la responsabilità o la si costruisce tutti insieme o la si distrugge. E con questa perla di saggezza chiudiamo. La responsabilità. Grazie. Grazie a voi. Come si chiama lui? È sempre lui che ha paura. Sì, l'abbiamo già intervistato, quindi sì. Ma sta migliorando lui oppure? No, sì, ha fatto grandi passi avanti. Ottimo, perfetto, questo ci piace. Come si chiama? Jerry. Allora, io mi domandavo se tu ti ricordassi cosa bisogna fare questo weekend. No. Non bisogna andare a votare. Non diventiamo arancioni. Ah sì, che da lunedì dovremmo diventare... No, rimaniamo rossi, tranquillo. Ah. No, c'è il cambio orario. Anche tu non hai percepito molto questa cosa, si cambia l'ora. Sì, so quello, sì, che si cambia l'orario. Si passa. Quindi un'ora avanti sabato notte. Sì. Ha paura di me, ha paura dell'asta, ti lasciamo tranquillo. Ricordati di spostare l'orario, anche perché per portare in giro lui devi metterti a posto con gli ore. Ciao. Ciao. Tu sai che cosa succede sabato e domenica? No. Sabato? No. Neanche tu? Niente. Cambia l'orario. Perfetto. Mi dicono che lo cambiano per sempre, no? Cioè, teoricamente non dovevamo già farlo, però cambiamo l'orario di nuovo. Perfetto, meglio, no? Quindi tu potrai andare a lavorare un'ora prima? Certo, meglio, almeno... Finisci prima? Prima, di più, si guadagna di più. Perché la giornata è più lunga, più le giornate sono lunghe, più tu sì, fai più consegne. Non si molla, sempre lavorare. Sempre sul pezzo? Sempre, mai mollare. Sapete voi che siete stati gli eroi, siete ancora noi gli eroi di questo periodo? Abbiamo fatto una bella performance quest'anno. Se non c'eravate voi, anche a Natale con i regali. Abbiamo rischiato, perché diciamo che marzo-aprile dell'anno scorso non abbiamo mai mollato. È il periodo più brutto, voi... Sempre sotto? Sempre. E a Pasqua, scusami, che fai? Visto che a Natale con i tuoi. Pasqua? Con la famiglia, non possiamo fare niente. Stai a casa con la famiglia? Certo, con la bambina
Tanto tu rosso sei sempre. Rosso? Io sono zona rossa. Sei... Tu sei sempre in zona rossa. Periodicamente sempre. Mi raccomando, porta l'orologio avanti di un'ora. Un'ora sabato. Ciao, grazie. Buona giornata, ciao, grazie.